Eccoci ragazzi, in un nuovo video dove il protagonista è lui, il drone Ubsan da 249 grammi. Un drone davvero interessante, ancora un po' acerbo, ma con grandi prospettive di crescita, anche se non è tutto oro, ovviamente, quello che luccica. E lo vedremo ovviamente in questo mio video. Adesso lo metterò a confronto con il DJI Mini 2, un confronto che aspettavo da una vita, e lo faccio soprattutto lato video. Aspetto che, come sapete, mi sta abbastanza a cuore per la mia passione su questo argomento, ovviamente. Ma vedremo tutto nei dettagli, un po' di confronto ovviamente, non solo video, ma su vari aspetti di questi due droni che hanno appena volato. Ho fatto appena un po' di test, ho la batteria sua in carica, l'ho già caricato due volte, ma prima di iniziare vi chiedo un bel like, per me sarebbe davvero importante, per voi un semplice click. Se volete potete unirvi alla mia community iscrivendovi al canale, sarebbe davvero fantastico. E che dire, se voi volete e so qui. Oggi ho in mano i due droni più parlati degli ultimi tempi, ovvero DJI Mini 2 e il discussissimo, per varie e ovvie ragioni, causa soprattutto la ditta costruttrice che ne ha combinate, diciamocelo onestamente, di tutti i colori, ovvero lo Ubsan Zino Mini Pro. Li confronteremo e cercheremo di capire quale dei due è il migliore. Non andremo a scendere tanto nei dettagli e partirei subito inizialmente dall'overing. Guardiamolo un attimo. Avete visto? Tutti e due in aria insieme, onestamente tra i due droni non c'è praticamente differenza, tengono l'overing davvero molto 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 bene, e in questo lo Zino Mini si avvicina davvero tanto al DJI Mini 2, cioè hanno un overing davvero ottimo, e se lui sorprende, lui non è da meno. Per quanto riguarda poi la durata della batteria, in effetti lo Zino Mini ha una durata maggiore, avendo una batteria più potente, ed il tempo di volo si aggira intorno ai 33-34 minuti, più o meno. Almeno alle prove sto facendo io, e non è arrivato mai ai 40 che dichiara Ubsan. Io, almeno questo è così. Comunque, rispetto ai 25-26 effettivi del Mini 2, diciamo che non è affatto male. È così. Passiamo adesso all'RTH. L'RTH è perfetto per entrambi, nonostante che i satelliti che prende lo Zino Mini siano solo GLONASS e GPS, a differenza del Mini 2 che ha anche, oltre a questi due, il Galileo. Ma tutte e due, quando hanno agganciato e hanno registrato il punto, atterrano perfettamente. La gestione dell'usabilità in volo è molto molto simile tra i due, forse un capellino migliore quella del drone DJI, ma anche sotto questo aspetto i due droni si avvicinano davvero davvero tantissimo, e trovo la fluidità del movimento di questo drone davvero ottima. D'altra parte io mi trovavo benissimo con Zino, figuriamoci con lui, e di conseguenza per me è davvero un sì a livello di manovrabilità in volo. Passiamo adesso e ovviamente alla parte video e foto. Beh, onestamente per adesso no, via, vediamo insieme le immagini di entrambi in volo e poi vi dico l'idea, la mia, magari la vedete da soli e vi rendete pure conto. Thank you.
come vi dicevo, onestamente, avevo iniziato a dirvelo, DJI per il momento è superiore, non c'è niente da fare, a mio avviso. Certo che questo drone della Upsan ha ancora da crescere, stanno lavorando sugli aggiornamenti firmware per migliorarne tutta una serie di cose nel volo, nelle impostazioni video, ma anche e soprattutto appunto nel comparto che ci permette di creare dei contenuti multimediali di livello. Upsan all'interno dell'app chiede di avere pazienza perché stanno aggiornando varie cose, tra cui appunto anche i parametri del settaggio video e foto. Da poco hanno aggiornato la parte ISO che non funzionava, però purtroppo fino a che non sistemeranno via firmware queste cose, è presente sullo Zino un po' di effetto iello o gello, come cavolo lo volete chiamare, e ovviamente adesso, che dire, siamo obiettivi in questo momento per De Cappotto Mini 2. Ma considerando le immagini e dando per scontato che questo effetto scomparirà presto, diciamo che non sono male e che se iniziano a lavorare levando un po' di dominante blu e eliminando questo effetto, potremo andare bene. Ora inizia a cabubolà, meno se ne parla. Che dire, comunque monterò un bel video presto, fatto magari con lui in varie zone, e magari ne potrete apprezzare anche direttamente le qualità in questo momento. Per quanto riguarda l'arrivo del mio drone, del mio Zino Mini Pro, vi ricordo che questo è un drone che mi ha prestato Davide, ringrazio ancora, Upsan mi aveva detto che mi avrebbe fatto sapere qualcosa sullo stato della mia spedizione. Vi lascio ovviamente un mio video sulle schede. Ora passo una macchina, dalle passate volte si sarà rotto gli uni andando in giù. Comunque, no, niente, io da allora, dal 20 d'agosto, non ho saputo più nulla. Ho mandato una mail, niente, loro mi hanno mandato una mail dove mi offrono $50 se faccio una recensione buona sul suo prodotto. Ma come? Ma che cazzo di coraggio avete? Ma che cazzo di coraggio avete? Cioè, mi sono comprato il drone, l'ho pagato subito appena uscito a maggio. Cioè, chi l'ha preso su Banggood il 12 d'agosto, il 19 l'ha ricevuto, e voi, cioè, che sapete, sono nero come una bestia. Invece di dirmi e di darmi informazioni utili sulla mia spedizione, dimmi, e ti si manda, arriva, non ti preoccupa, mi manda una mail dove mi dite ti do $50 se tu mi fai una recensione buona. Ma che avete perso il capo? Ma avete perso il capo? Cioè, questo per dire che se non cambiano nella gestione del post vendita, oppure se non decidono di abbassare il prezzo di drone, ovviamente uno si prende sempre e comunque un DJI Mini 2. E non c'è versi, ragazzi, non c'è versi, perché con questi è dura gestire tutto quello che accade dopo che hai ordinato il drone e l'ha pagato. Purtroppo questo è il mio pensiero, è così. E ovviamente per tutto quello che c'è dietro un acquisto, perché una volta io compro un drone, se ho un problema, questi, per capirsi, gli mando una mail, mi rispondono dopo un mese, non si sa il che fare, insomma, questo è il vero problema. E non c'è verso, cioè io devo raccontarvi le cose come stanno. Drone ottimo, da migliorare, ma ottimo, ben fatto, bello oggetto, però che cavolo, voglio dire, e non uso il francese, ho detto cavolo, o lo fa pagare, che ne so, 350-400 euro, allora invogli le persone a prenderselo anche in condizioni un po' difficoltose d'assistenza. Oppure se mi deve costare più di un Mini 2 base, senza avere gestione post acquisto, insomma, senza avere assistenza post vendita, al momento è abbastanza dura. Magari questo drone con gli aggiornamenti diventerà, scanserà tutti gli ostacoli, sarà una figata totale e farà così, però in questo momento siamo così. Vabbè, ovviamente il drone viene aggiornato, il drone sta migliorando, nel canale vedrete nuovi interessanti contenuti su di lui, ma come dico sempre, da un anno e passa, forse più di un anno, perché ho fatto un video con Carlo, che saluto, lui c'ha un gruppo Facebook sullo Zino, Upsan fa ottimi prodotti, Upsan ha grossi margini di crescita, ma ha una gestione post vendita e assistenza davvero imbarazzante, e questo ne determina anche il risultato ovviamente delle vendite di un drone che a tutti gli effetti ha grandi, grosse, grandi
potenzialità, veramente, ve lo dico con il cuore. Come detto, presto un video, chiamiamolo cinematico, realizzato in varie zone con lui, che spero non vogliate perdervi per niente al mondo. Seguitemi sui miei profili social, ovviamente Instagram, Facebook, ma anche Telegram, dove metto un po' di cose, e anche dei file interessanti troverete su questo oggetto. Ciao, alla prossima, dai Bighe.